È successo semplicemente l'impossibile oggi nello sci, perché veramente due podi per l'Italia. Il secondo sembrava insperato e se lo merita tutto, se lo merita tutto, a prescindere poi dal fatto che lo slalom sia stato estremamente emozionante. Poi uno più freddamente, diciamo, poi potrebbe fare un'analisi sulla pista che non è stata oggettivamente ben preparata, diciamo, per la seconda manche, perché penalizzava oltremodo gli atleti che poi partivano in fondo. Però Kristoffersen ce l'aveva in pugno e alla fine la vince Broten, partendo con il numero 2 nella seconda manche, ossia da 29esimo. Che dire di questo norvegese che ha sciato in maniera incredibile nella seconda manche, ma a parte questo, che abbia fatto una manche pazzesca, sì, ma è incredibile la rimonta che poi ha fatto, la rimonta che ha fatto e poi tutte le emozioni che questo ragazzo ha vissuto, che sembrava assolutamente poi destinato pian pianino ad interrompersi, questa rimonta che alla fine non si è mai interrotta, con Kristoffersen che era lì a un passo dal traguardo, che aveva in pugno la gara, aveva un secondo e 24 di vantaggio, probabilmente sarebbe andato davanti, e invece alla fine si compie, diciamo, questa bella favola. Ma oltre a questa favola poi di Broten, che torna a vincere dopo aver vinto in gigante a Sölden, dove aveva aperto la scorsa stagione, anzi 2 anni fa. Adesso in slalom lui è ancora più competitivo e può diventare un punto di riferimento nei prossimi anni. Ma è incredibile anche la maledizione che poi sta colpendo questi atleti, perché poi Noel che sbaglia un passo dal traguardo, idem Vinatzer, idem oggi Kristoffersen. Peraltro Vinatzer oggi è anche sfortunato, Vinatzer stava facendo un'ottima seconda manche, e con la seconda manche che stava facendo fosse andato davanti a Broten e avrebbe vinto anche oggi. Non sappiamo se sarebbe andato davanti a Broten, però per come la partita, per come si stava comportando, questa possibilità c'era, e purtroppo, ecco, non si è concretizzata. Insomma, tante tante uscite per Vinatzer, è un atleta che è un po' tende a uscire. Poi le motivazioni sono tante, oggi non è colpa sua, ma è più colpa della sfortuna. Però le favole appunto sono belle, perché sono Yul e Razzoli. Yul che torna sul podio in casa dopo aver attraversato veramente un periodo nerissimo. Lui che verrà sempre ricordato per essere un po' lo slalomista di Campiglio, dove ha vinto per 2 volte di fila, e che torna e che interrompe questo tunnel nero con questo bellissimo podio. Un tunnel non viene interrotto invece da Razzoli. Razzoli in questi anni ha vissuto dei momenti bruttissimi, è rinato un sacco di volte, tantissimi veramente lo davano per finito, sembrava veramente ormai un atleta al crepuscolo della carriera. Quest'anno l'avevamo visto che stava sciando bene, era sempre lì vicino, sempre lì a un passo dalle primissime posizioni, sempre nei primi 10, il più costante di tutti i slalom, e oggi è arrivato al podio, incredibile. Ma lui che si era già cambiato e che si deve rivestire per andare a fare la foto del podio, penso sia l'immagine più incredibile e che rappresenta meglio quello che è stato lo slalom di oggi, perché neanche lui si aspettava poi di andare sul podio, e invece stacca il pass per le Olimpiadi e torna sul podio dopo 6 anni, sempre a Wengen. Incredibile quello che veramente è accaduto. Grande razzo, grandissimo razzo, perché veramente anche lui è evidentemente un pezzo pregiatissimo della storia, della grandissima tradizione dei nostri slalomisti, ma in generale dello sci alpino italiano, perché uno che vince le Olimpiadi in quella maniera e che adesso si sente l'aria delle Olimpiadi e si esalta in questa maniera. Ragazzi, ragazzi,
parlavamo ieri di Vindici che sentiva il profumo di Olimpiadi, il profumo di Olimpiadi lo sente anche Giuliano Razzoni. Veramente è una bellissima favola anche questa. E i big oggi hanno un po' tutti steccato, chi più chi meno alla fine hanno un po' tutti steccato. Per esempio Noel è sembrato un pesce fuor d'acqua, sia nella prima sia nella seconda manche, ma in generale la pista si è veramente deteriorata molto in tutte e due le manche, perché anche nella prima Christoffersen ha agevolato, insomma, la sua prestazione è stata agevolata decisamente dal primissimo pettorale di partenza, cioè oggi scendere comunque a pista liscia era un vantaggio enorme. Che dire, ragazzi, che dire poi? Anche Federica Brignone ha fatto qualcosa di meraviglioso. Cioè, preso quello spavento con Corinne Suter che ha fatto un super G pazzesco, ma non è bastato per andare davanti a Federica Brignone, che oggi è stata fenomenale. Fenomenale perché già ce l'aveva fatto un po' presagire ieri con dei parziali straordinari proprio nei punti più tecnici della pista. E oggi veramente ce l'ha ulteriormente confermato, insomma, di che cosa è in grado di fare Federica Brignone. Sono 18 le vittorie in carriera e la seconda stagionale sempre Super G, e occhio perché anche qui avvicinano le Olimpiadi. Brignone in Super G è una delle primissime e oggi anche rispetto alla Ragut l'ha dimostrato. In discesa comunque può sempre dire la sua. Il gigante è sempre la sua grande, il suo primo amore, e sta ricominciando, diciamo, a sciare in una certa maniera anche in quella specialità lì. E poi dimentichiamoci che c'è anche la combinata. Occhio, occhio a Federica Brignone in ottica Olimpiadi, perché può uscire veramente qualcosa di bello, di molto, di assai bello. Quindi veramente attenzione. Vedremo, insomma, vedremo quello che si materializzerà. Ma la prova di squadra oggi delle azzurre è stata ottima come ieri, perché a prescindere poi da una Sofia Goggia sottotono, ed era normalissimo vista comunque quello che era successo nella giornata di ieri, ossia la caduta. Però nonostante appunto una Sofia Goggia, diciamo, non brillante, l'Italia si è ancora una volta fatta valere con una Marta Bassino veramente stupenda, quarta, per certi versi anche sorprendente, ma veramente sciato benissimo. Sta migliorando tanto sulla scorrevolezza, la piemontese. Brava, 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 perché comunque è un piazzamento abbastanza sorprendente. E invece ha dimostrato anche lei che il Super G, fra le porte larghe, diciamo, le porte più larghe del gigante, può veramente recitare un ruolo estremamente di rilievo. E benissimo Cortoni, comunque ottava, ma soprattutto in Super G c'è, al comando della classifica, Sofia Goggia, poi Una c'è ricerca ha dato Federica questi Brignone, risultati. e poi c'è Elena Cortoni, tre atlete nelle prime tre posizioni della Coppa di specialità di Super G. Segno veramente di uno strapotere, di un movimento e di una squadra che è fra le primissime, che è semplicemente in questo momento in grandissima condizione. Poi c'è stato anche l'inseguimento femminile di Rupolding con la settima posizione di una Virer, un po' sempre a fasi alterne al poligono, qualche errore di troppo nei primi due poligoni. L'errore fondamentale è stato nel secondo poligono, perché lì si poteva prendere il treno delle svedesi tra il Virer e Anna Oberi, invece non l'hai preso.
però insomma una Virer comunque anche in crescita sugli sci. Roiseland fa paura, oggettivamente Roiseland quest'anno fa paura, cioè il tiro è precisissima, sugli sci concede pochissimo. Ragazzi, è veramente difficilissimo scardinare, diciamo, questa atleta. Davanti alle due sorelle Oberi, che è seconda Elvira, terza Anna e le svedesi che quindi si confermano fra le primissime anche loro. È un movimento quello svedese al femminile che è veramente roseo grazie a queste due atlete, però veramente queste posizioni di oggi, come è andata insomma la gara di oggi, testimonia il fatto che queste insomma sono un po' le atlete di riferimento in questo momento. Roseland è la più completa di tutti, Elvira ha un motore sugli sci che è impressionante e Anna sta salendo sugli sci e sta sempre sbagliando meno al poligono e soprattutto trovando grandissima rapidità. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi al prossimo video.